Un corteo per gridare basta alle guerre è quello che ieri mattina ha visto protagonisti studenti, insegnanti, istituzioni e associazioni che hanno deciso di marciare tutti insieme per la pace. Il corteo è partito da Torre Ligny e si è concluso a Piazza Vittorio Emanuele dopo un breve momento di raduno di fronte al Palazzo della Prefettura. Organizzata dalla Consulta Studentesca di Trapani e dall'Associazione Cotulevi, la manifestazione ha visto la partecipazione anche del deputato Dario Safina. Giorgio Gaber cantava La mia generazione ha perso, la mia generazione che è la generazione prima della mia. La mia generazione è una generazione che non ha avuto bisogno di grandi battaglie perché pensava di aver riconquistato la democrazia, la libertà, la pace. Invece i fatti ci dimostrano che purtroppo non è così. Allora questa generazione si deve riappropriare di questa battaglia, di queste battaglie per il rispetto, del senso di giustizia, di legalità, per la pace, perché questa generazione non debba più cantare di aver perso, ma di aver vinto. Presente anche il sindaco di Erice, Daniela Toscano, che ha invece rivolto un invito a tutti gli studenti presenti. Erice, città di pace per la scienza. Ettore Majorana nel tempo si è distinto per aver promosso la pace e contrastato la guerra. Da ultimo, in occasione del 60° anniversario della Fondazione Ettore Majorana, grazie al professor Antonino Zighichi, è stato prodotto un addendum al manifesto della pace di 41 anni fa. E quindi mi piacerebbe che tutti assieme potessimo, diciamo, sfilare per le vie della città e diciamo, con una visita che culminerebbe appunto con diciamo, una visita all'Ettore Majorana, la sala d'Iraq, uno dei fisici più importanti che firmò anche egli, diciamo, il manifesto per la pace, quindi un invito, diciamo, ai ragazzi a tangibilmente e concretamente toccare con mano quello che significa anche il valore della pace e che della scienza al servizio della pace e non certamente delle atrocità che la guerra produce.